minuti alla telegiornale dell'Umbria del sabato, stroncato un traffico illecito di sostanze anabolizzanti per le palestre, 6 misure cautelari emesse attuate dal NAS dei Carabinieri in collaborazione con l'Agenzia Dogane e Monopoli. 6 misure di cui una in custodia in carcere, 3 agli arresti domiciliari, 2 di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono i provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Perugia, eseguiti dai carabinieri del NAS di Perugia, Gubbio e Corciano, per un vasto traffico di sostanze illecite ad azione stupefacente per atleti partecipanti a competizioni agonistiche di bodybuilding e di titolari e frequentatori di palestre con sede al di fuori dell'Umbria. Contestato il reato di ricettazione e commercio illecito di anabolizzanti e farmaci ad azione stupefacente a tutti gli indagati. Eseguiti dai carabinieri del Comando per la tutela della salute 32 decreti di perquisizione locale in tutta Italia nei confronti di altri indagati a vario titolo collegati con i destinatari dell'ordinanza. Parliamo adesso di trasporto pubblico locale, la questione TPL che vive una fase decisiva dopo le proteste portate dai sindacati CGIL e CISL. Ieri l'incontro in regione nella sede dell'assessorato ai trasporti, c'è una nota ufficiale proprio dell'assessore regionale Milasecche con cui esclude tagli e posti di lavoro e spiega quella che è la posizione della regione. Sentiamo. Incontro in regione venerdì per la questione trasporto pubblico locale da parte dell'assessore alle infrastrutture Enrico Milasecche con Umbria Mobilità e l'avvocatura regionale appena ricostituita. Presente anche l'advisor non indicato dalla regione per fare una gara di 4 lotti, precisa in una nota proprio Milasecche, come si afferma, spiega lo stesso assessore con molta leggerezza, da parte dei sindacati scioperanti, ma semplicemente individuato correttamente dall'agenzia tramite gara regolare. La Regione spiega che l'obiettivo è quello di approfondire i temi posti sul tavolo dalla richiesta ufficiale di FIT CISL, UIL Trasporti, sostenuta anche da UGL, TPL ed URSA, al fine di rendere la clausola sociale operante al meglio, oltre all'assicurazione che non verrà perso un solo posto di lavoro. Richieste cui la Regione intende dare quanto prima risposte corrette e chiare. Il bilancio regionale che si sta predisponendo, spiega ancora una nota alla Regione, per il prossimo anno, prevede un incremento obbligatorio dell'11%. 4% ai contratti che sono stati definiti con Bus Italia e Trenitalia, che porta la cifra complessiva del trasporto a carico del bilancio regionale a circa 28 milioni, oltre ai 98 milioni del Fondo Nazionale Trasporti. Adesso parliamo del caro energia, ma anche della guerra in Ucraina che ha frenato l'andamento delle imprese anche nella nostra regione. Sentiamo i dettagli forniti dalla Camera di Commercio nel servizio di Elia Ballarani. L'Umbria tiene meglio della media nazionale nel confronto su base annua relativo al dinamismo imprenditoriale, ma su base trimestrale accusa un calo marcato delle iscrizioni delle aziende. La provincia di Perugia, che detiene un record nazionale positivo sulle cessazioni, fa meglio di quella di Terni. Un dato è comunque certo per l'Italia. Nel terzo trimestre 2022 la vitalità delle imprese rallenta a causa dei maxi rincari dell'energia e degli altri effetti provocati dalla guerra in Ucraina, a cominciare dalla disarticolazione delle filiere produttive che si somma a quella provocata dalla pandemia. Un rallentamento che è marcato rispetto allo stesso trimestre 2021, ma che diventa molto più marcato se si guarda all'andamento che c'era stato nel trimestre precedente, quello aprile-giugno. All'interno del quadro regionale va poi notato che nel terzo trimestre 2022, sia in termini di iscrizioni sia di cancellazioni delle imprese, la provincia di Perugia fa molto meglio rispetto a quella di Terni. È in sintesi quanto emerge dall'analisi trimestrale Muove Imprese relativa al periodo luglio-settembre 2022 condotta da Infocamere sulla base dei dati provenienti dal registro imprese delle Camere di Commercio. Secondo il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Beccaroni, la spinta dimostrata dalle imprese umbre nella fase di ripresa post-pandemia, la voglia di fare impresa che si è manifestata nella regione, possono essere risorse preziose che, sebbene incentivate e supportate, potranno attutire gli effetti di un'eventuale recessione.
I problemi derivanti dalla crisi energetica con un aggravio dei costi che, pensate, per alcuni comuni ha raggiunto il 150% sull'anno precedente porta ad alcune decisioni. Partiamo prima da Umbertide, poi parleremo della decisione assunta anche dal sindaco di Gualdo Preciutti, perché la delibera della giunta comunale di Umbertide delle ultime ore ha portato all'approvazione di alcuni interventi straordinari per fronteggiare proprio la crisi energetica e quindi per lo spegnimento della pubblica illuminazione a partire dalle ore 22 dal 2 novembre, quindi dalle ore 22 del 2 novembre ad Umbertide previsto lo spegnimento di illuminazione pubblica e anche di alcuni giardini e parchi cittadini. Stessa decisione presa a Gualdo dal sindaco Preciutti, una scelta sofferta, spiega il sindaco gualdese Preciutti, ma si è arrivati a questa decisione di acquistare un timer per programmare proprio lo spegnimento di 2 ore della pubblica illuminazione. Quindi una delibera della giunta anche a Gualdo, proprio per limitare al minimo il disagio per i cittadini, lo spegnimento programmato per 2 ore in diverse zone della città di Gualdo, della pubblica illuminazione, una scelta sofferta, come spiega Preciutti, l'aggravio dei costi energetici sfiora il 150%, queste sono le immagini di intervista che abbiamo curato con Marco Brunacci proprio negli ultimi giorni, i nostri studi TF Channel, abbiamo avuto ospite il sindaco di Gualdo Preciutti. L'alternativa, spiega il sindaco, sarebbe stata chiedere maggiori sforzi economici a famiglie e imprese, aumentando così la pressione fiscale. Quindi questa è la decisione di ridurre l'orario di pubblica illuminazione di 2 ore con l'acquisto di un timer, proprio per programmare lo spegnimento. Adesso andiamo proprio sul titolo riassuntivo dell'approvazione della delibera che finanzia i progetti di riqualificazione urbana da parte della Regione con uno stanziamento di quasi 7 milioni di euro, possiamo andare allora proprio con il titolo che abbiamo proposto poco fa dalla regia, perché si tratta di un importante importo distribuito per più comuni, tra questi Terni, che beneficerà dell'importo di 400.000 euro per interventi nei centri storici, quindi a Terni, a Stroncone, a Valfabbrica, a San Giustino, a Viscardo. Valfabbrica avrà un importo superiore ai 570.000 euro. Ci sono 315.000 euro anche per Perugia e poi ancora Bastia 400.000, 400.000 anche per Nocera Umbra e via via gli altri comuni interessati dal piano di riqualificazione urbana come Spello, Massa Martana, Castel Ritaldi, Acquasparta e San Gemini, l'azione dei comuni proprio al fine di favorire con i progetti il benessere dei residenti e il rispetto per l'ambiente, definendo città, centri e borghi sempre più a misura d'uomo per i progetti, ricordiamo, di riqualificazione urbana con lo stanziamento della Giunta regionale dell'Umbria di 6.975.150 euro. Adesso il bilancio dell'andamento del contagio del coronavirus di oggi, sabato 29 ottobre, continuano a scendere gli attualmente positivi, vedete quasi sotto i 6.000 e domani probabilmente saremo sotto quota 6.000, 6.057 coloro che devono fare i conti con il coronavirus, ovvero meno 243 rispetto a ieri. Stabilità sul fronte ricoveri, vedete 235, meno 1 rispetto alla giornata di venerdì. In questo sabato 29 ottobre si contano 5 pazienti affetti del coronavirus in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri, e abbiamo, vedete, nessun decesso, quindi nessuna variazione, nessun decesso tra pazienti affetti del coronavirus nell'ultima giornata. Sono 768 i guariti, con 525 nuovi casi di positività, 421 i tamponi molecolari, 2.498 i test antigenici prodotti. Forti timori per le conseguenze dei ventilati tagli alla sanità regionale, preoccupazione per il rischio serio a cui si andrebbe incontro a proposito dell'approvvigionamento e l'accesso alle nuove tecnologie per la cura del diabete, quanto afferma l'AGD Umbria, l'associazione che sostiene da 40 anni le famiglie in cui sono presenti bambini e ragazzi affetti da diabete mellito di tipo 1, ad alzare il livello di guardia di fronte alle restrizioni annunciate dalla Regione. Se queste, come si spiega nella nota, dovessero essere attuate, significherebbe trascurare, dice l'associazione, la appropriatezza prescrittiva suggerite dalle linee guida di società scientifiche sia nazionali che internazionali, con gravi danni conseguenti per la salute di tanti giovani
umbri. Tali restrizioni annuncerebbero, andrebbero a gravare sulle famiglie che devono ricorrere all'assistenza del Servizio Sanitario Regionale per malattie croniche come il diabete di T1, che è sicuramente una delle più complicate, come afferma Massimo Cipolli, vicepresidente di AGD Umbria. Andiamo adesso a Terni, un fine settimana caratterizzato da un importante evento, quella dell'inaugurazione della fontana di Piazza della Pace restaurata. Sono stati presentati dalla Giunta, dal sindaco Latini, dalla vice sindaca Salvati, gli interventi eseguiti negli ultimi mesi. Sentiamo Alessio Romanelli. Questa piazza deve tornare ad essere luogo di incontro, di socialità e di gioco per i bambini della zona e delle scuole vicine. Così il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha commentato l'inaugurazione del ripristino della fontana di Piazza della Pace e dell'arredo urbano della piazza stessa. Abbiamo portato a termine un altro intervento importante, ha detto il vice sindaco Benedetta Salvati, con il supporto dell'ASM e della Fondazione Carit. Ma al di là delle questioni tecniche e della complessità dell'operazione eseguita sugli impianti della fontana, il fatto più importante è aver restituito decoro e bellezza ad un luogo centrale di questo quartiere. Pensiamo, ha proseguito Salvati, che queste non siano affatto cose inutili ma essenziali per migliorare la qualità della vita di tutti, a cominciare dai più piccoli, dagli alunni della scuola primaria che sono presenti qui e che ce l'avevano chiesto esplicitamente. Dal sindaco Leonardo Latini è arrivato anche un appello a tutti i residenti della zona a farsi custodi della piazza e tutelare l'intervento eseguito, in sostanza a voler bene al proprio quartiere e alla città. All'inaugurazione erano presenti anche il presidente di ASM, Mirko Menecali, gli assessori Cini e Ceccotti e una delegazione della scuola Falcone Borsellino. La sindaca di Amelia e presidente della provincia di Terni, Laura Pernazza, ha ricevuto nella giornata di ieri il premio internazionale al Genzhou World Slowness Forum sulla sostenibilità in svolgimento in Corea del Sud. Eccola, vedete la sindaca di Amelia e presidente della provincia di Terni, Pernazza, mentre riceve il premio dal vice sindaco della capitale coreana, che è praticamente una città molto importante per la Seul, per la cultura del buon cibo. Certificata città slow dal 2010, il vice sindaco Yugubai Park, e la città conserva nella più vasta e modernissima area urbana un centro storico con tipiche abitazioni che caratterizzano il paese. È un grande onore, ha detto la sindaca di Amelia Pernazza, ricevere questo riconoscimento che gratifica l'importante lavoro dedicato al progetto Amerino, che vede impegnati 11 comuni del territorio Amerino, coordinati dal professor Marco Filippucci con la partnership di numerosi privati. Un progetto, quello del progetto Amerino, che parte dalla consapevolezza dell'importanza del cibo per promuovere e sviluppare un territorio e preservare il paesaggio, e che fonda il suo punto di forza proprio sulla collaborazione tra pubblico e privato. Un altro riconoscimento internazionale, e ci spostiamo a Perugia, per il professor Piero Dominici dell'Università degli Studi di Perugia. Sentiamo Elena Ballarani. Nuovo significativo riconoscimento internazionale per il professor Piero Dominici. Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, è stato ufficialmente invitato a partecipare all'evento di presentazione e alla rete internazionale UNESCO Bridges Hub, nelle vesti di esperto e valutatore di progetti che saranno presentati riguardanti l'educazione e l'apprendimento, oltre che le istituzioni educative e formative. L'incontro si svolgerà mercoledì 2 novembre in Galles. Pietro Dominici è direttore scientifico di CAOS, International Research and Education Program, da lui fondato nel 2011 presso l'Ateneo di Perugia. Tra i numerosi riconoscimenti e incarichi internazionali è delegato ufficiale all'UNESCO, vicepresidente della World Complexity Science Academy e dell'International Political Science Association. Rimaniamo proprio a Perugia, all'ospedale di Perugia, perché c'è una comunicazione da parte degli studenti specializzandi della
dell'università, della scuola di specializzazione in neurologia, che contestano proprio alla direttrice della scuola di specializzazione una serie di insulti e violazioni del loro orario di impiego, una contestazione che è stata fatta da parte dell'Associazione Liberi Specializzandi proprio all'indirizzo della direttrice della scuola di specializzazione di neurologia e del relativo reparto dell'ospedale di Perugia. E questa notizia è stata tra l'altro riportata da alcuni organi di informazione nazionali, tra cui l'Espresso e il Corriere della Sera. All'ANSA ha risposto il segretario dell'associazione Massimo Minerva, che ha spiegato di essere stato contattato da alcuni medici del reparto e mi hanno parlato degli insulti ricevuti, ha detto che solo loro, ha ricordato all'ANSA, di documentare questo quanto sostenevano. Lo hanno fatto con un audio di circa 20 ore, una sintesi di 5 minuti, una serie di insulti e di improperi che la professoressa somministra quotidianamente, spiega a coloro che lei avrebbe il dovere di formare. Questa la denuncia da parte dell'associazione Libera Specializzandi, che fa questa contestazione al reparto di specializzazione, scuola di specializzazione in neurologia dell'ospedale di Perugia. Ci trasferiamo adesso da Perugia a Spoleto, perché cambiano gli orari della zona a traffico limitata. Andiamo a sentire allora i contenuti dell'ordinanza, la nuova ordinanza del sindaco Andrea Sisti, ordinanza per zone, diciamo, a traffico limitato, con il cambio degli orari, nello specifico della zona A. Nuova ordinanza a Spoleto per gli orari delle zone a traffico limitato A e A1, firmata dal sindaco Andrea Sisti, prevede le nuove disposizioni che a partire da lunedì 31 ottobre regoleranno l'accesso al centro storico della città. Nello specifico, il transito e la sosta nella ZTL A dal 31 ottobre al 31 maggio saranno consentiti tutti i giorni senza limiti di orario dal lunedì al venerdì, mentre saranno vietati ai non autorizzati dalle 19 alle 24 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni festivi. Per quanto riguarda la ZTL A1, sempre dal 31 ottobre al 31 maggio, sosta e transito saranno vietati ai non autorizzati 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Cambiano invece gli orari di apertura dei percorsi della mobilità alternativa, con i parcheggi Spoleto Sfera, Posterna e Ponzianina aperti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Dal 31 ottobre al 31 maggio i percorsi avranno i seguenti orari. Il Tapirulano Spoleto Sfera, Piazza della Libertà, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20.30 e nei prefestivi e festivi dalle 8.30 alle 20.30. Le scale mobili Ponte della Ponzianina Rocca saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20 e nei prefestivi e festivi dalle 8.30 alle 20.30. L'ascensore di Piazza della Signoria sarà invece aperto dalla domenica al giovedì e festivi dalle 7.30 alle 20 ed il venerdì e nei prefestivi dalle 8.30 alle 20.30. Gli ascensori per la Rocca al Bornoz saranno aperti tutti i giorni dalle 8 alle 19.30. Infine i tapirulan e gli ascensori dalla Posterna a Piazza Campello, così come le scale mobili e gli ascensori che collegano il parcheggio Posterna a Piazza Moretti, saranno aperti dalle 7 alle 21 dal lunedì al giovedì e nei festivi, mentre il venerdì e nei prefestivi l'apertura sarà garantita dalle 7 alle 24. Andiamo adesso a Città di Castello in occasione delle celebrazioni per i 600 anni di vita del monastero di Santa Cecilia, che aprirà le sue porte al pubblico per la prima volta nella storia, proprio in occasione dei 600 anni. Sentiamo ancora adesso Romanelli. Il monastero di Santa Cecilia di Città di Castello aprirà per la prima volta nella storia le sue porte al pubblico. In occasione delle celebrazioni per i 600 anni di vita francescana delle Clarisse Urbaniste di Santa Cecilia, la madre badessa Suor Carmela Salvato ha deciso che è arrivato il momento di far scoprire questi luoghi di clausura a tutti coloro che lo vorranno fare. Due le giornate pensate per le visite guidate sabato 26 e domenica 27 novembre dalle 15.30 alle 18.30 con ingresso gratuito su prenotazione. E sarà un fatto unico nella storia di questo monastero. L'abbiamo voluto e desiderato per un motivo, e questo è un inno di ringraziamento a Dio per tutti i benefici che ha elargito alla comunità in questi 600 anni, ma anche un grazie alle mie suore che sono passate lungo i secoli, perché quello che siamo noi oggi lo dobbiamo a loro, no?
perché la storia è fatta così, viene intessuta nel quotidiano. Quindi questa è una storia lunga 600 anni, è come un tele che non finisce mai, no? È una trama che ancora continua ancora oggi. Quindi questo è un grazie anche a loro. E quindi verrà aperto un museo, ma in realtà non è un museo, io lo chiamo, è una piccola sala della memoria, dove non tanto le cose antiche che ci sono in questa comunità, ma si vedrà in questo museo dei piccoli scorci della storia, del lavoro delle monache, quindi il lavoro delle loro mani, che ancora ci ritroviamo quando apriamo qualche armadio ancora, no? Che non avevano terminato, e quindi vogliamo riprodurre il quotidiano della vita monastica. Allora, noi in comunità siamo in 12, e circa 15 anni fa siamo partiti in due da questa comunità, abbiamo fondato anche un monastero in Romania, dove sono la presenza di 6 monache, quindi è una famiglia allargata. La nostra vita si svolge tra la preghiera e il lavoro quotidiano, le cose più semplici, l'orto, lo zappare la terra, le faccende di casa, i lavori manuali come il cucito, il fare le candele, le corone, piccoli oggetti che vendiamo, insomma, perché noi lavoriamo, perché viviamo del lavoro delle nostre mani. Quindi la giornata si alterna così, preghiera, studio, lavoro, meditazione. Da ieri il grande Claudio Baglioni è cittadino onorario di Ficulle, borgo della provincia di Terni. Il comune spiega questa decisione motivandola per i tanti dischi, 60 milioni di dischi venduti da Baglioni che ha dato, che ha avuto la famiglia, che ha parenti proprio a Ficulle, proprio Ficulle ha dato i natali alla sua famiglia, quindi origini ternane per Claudio Baglioni, e Baglioni che è ritenuto apprezzato ambasciatore, spiega una nota al comune di Ficulle, provincia di Terni, un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Torniamo a Perugia, che chiaramente si prepara ad ospitare come ogni anno la Fiera dei Morti tra il Centro Storico e Pian di Massiano, ieri la presentazione dell'appuntamento annuale con Elia Badarani. Da martedì 1 a domenica 6 novembre 2022 torna la Fiera dei Morti di Perugia, che si conferma una delle esposizioni più importanti del centro Italia per numero di espositori e varietà dell'offerta. Anche quest'anno si svolgerà sia nel centro storico sia a Pian di Massiano. La manifestazione risale all'epoca medievale e apparteneva a un ricco calendario di attività fieristiche e mercantili organizzate in Umbria. Oggi la fiera si propone come un enorme mercato con oltre 500 stand che vanno dall'abbigliamento agli articoli per la casa, dai prodotti artigianali alla gastronomia, con prodotti tipici e artigianato provenienti anche da altre regioni d'Italia. Quest'anno, dopo lo stop della pandemia, tornano le città gemelle con ben 18 stand con le particolarità delle 5 città gemelle, Tubingen, Grand Rapids, Aix-en-Provence, Seattle, Potsdam, e saremo felicissimi di accogliere questi operatori che tengono molto alla presenza qui nella nostra città, visto i grandi scambi sia commerciali che culturali che il comune di Perugia ha con queste città. Poi altra novità è il prolungamento della fiera, giorno in più, quindi dall'1 al 6 di novembre, saranno 6 giorni pieni, bellissimi, proprio per poter dare maggiore spazio, visibilità e occasioni di lavoro agli operatori che verranno nella nostra città, 518 stand nella storica e fiera di Pian di Massiano, organizzata interamente dall'amministrazione comunale, e poi la Fiera dei Morti in centro, che oramai da 10 anni allieta la nostra bellissima Acropoli, grazie all'organizzazione dei commercianti Perugia in centro e della Brilliant Partners, che sceglie e seleziona gli operatori di grande qualità. Saranno giorni di festa, visto che in questo periodo, tra l'altro, ancora tantissimi turisti stranieri, italiani vengono nella nostra città, una bella occasione di festa, veramente sarà bello, entusiasmante poter rivivere una delle fiere veramente più importanti in Italia, di questo siamo tanto orgogliosi e sulla quale ci si lavora, insomma, da molti mesi precedenti. Oggi abbiamo una nuova locandina
giovane, molto carina, diciamo dell'agenzia pubblicitaria E21, e siamo felici di poter accogliere i tanti visitatori, famiglie, bambini che avranno l'occasione anche poi di visitare le bellezze museali anche oramai aperte, insomma, come compresa la galleria dopo questi 2 anni di Covid. Manutenzione scarsa e quasi uno stato di degrado per alcune zone del cimitero monumentale di Perugia. È quanto denunciano alcuni residenti del capoluogo che hanno filmato le immagini in una zona del cimitero in cui emergono erbacce ma anche loculi lesionati. Una situazione per la quale si chiede al comune di provvedere al più presto. Tra poco la seconda parte del nostro telegiornale con il calcio in primo piano, il pareggio della Ternana Bari nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. Parleremo anche dell'importante appuntamento di domani con il ricordo di Renato Curi a 45 anni dalla scomparsa. Tra poco con lo sport. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Fortinfissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico con una finestra Fortinfissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Calcio e dall'appuntamento del Perugia nel posticipo di domenica alle 16:15, Grifo che potrà contare su Melchiorri, leggermente influenzato, ma anche se con qualche problema, l'attaccante biancorosso, protagonista dell'ultima vittoria al Granillo di Reggio Calabria, sarà presente dal primo minuto nel 3-5-2 di Castori. Strizzolo Melchiorri dunque molto probabile come coppia d'attacco con Bartolomei e Quan a centrocampo. Ricordiamo non c'è Santoro squalificato, quindi Bartolomei affiancato da Quan e Iannoni, con Paz e Casasola probabili esterni davanti alla difesa 3 con Sgarbi, con Curado e Dell'Orco. Naturalmente c'è Gori in porta che si è riscattato proprio nell'ultima partita vinta contro la Regina di Inzaghi, proprio il portiere del Perugia, grande protagonista del match. Allora, è una giornata importante quella di domenica perché si ricorderà Renato Curi a 45 anni dalla sua scomparsa proprio sul terreno di gioco dello stadio di Pian di Massiano, intitolato chiaramente a Renato Curi. Negli ultimi anni si è portato avanti sempre, anzi da sempre, il ricordo, una serie di iniziative legate al simbolo del Perugia, il numero 8 del Grifo, morto durante Perugia-Juventus del 75. Proprio 45 anni dalla scomparsa sarà osservato un minuto
di raccoglimento al quinto della ripresa, proprio a 45 anni esatti dal malore che poi determinò la scomparsa di Renato Curi. Sentiamo un passaggio dell'omelia celebrata ieri da Don Mauro Angelini, padre spirituale del club del Perugia, davanti agli spogliatoi nella consueta messa annuale dedicata a Renato Curi. Sentiamo il passaggio di qualche minuto della messa celebrata Don Mauro Angelini. Però in questi giorni c'era un pensiero speciale per Renato e tante persone mi hanno fermato, mi hanno detto: mi raccomando che questa messa, ecco, possa essere un veicolo per trasmettere un messaggio importante per tutti noi. Sapete, è davvero bella quella iniziativa che vivremo domenica nella partita in casa con il Cittadella, quando al 50° minuto saremo tutti in silenzio, ma il nostro cuore batterà davvero forte e molti di noi saranno presi da tanta commozione. Ecco, in quel momento tutti noi dovremo fare un atto di fede. Intanto, ecco Renato che è lassù con il Signore, con i nostri cari, con i santi, e che è nella gioia di Dio, non ci vuole vedere tristi. Anzi, vuole che in quel momento noi possiamo stare con il cuore in cielo, perché sapete, questa vita non è che dura poi così tanto, no? C'è un salmo nella Bibbia che dice che la vita dell'uomo sono 70, 80, 90 per i più robusti. Passano presto e noi ci dileguiamo. E allora Renato in quel momento vorrà vederci intanto sereni, intanto, ecco, consapevoli che lui non ci ha lasciati, lui è presente. E allora quel momento in cui l'arbitro fischierà, noi saremo in silenzio e saremo tutti chiamati, ecco, a fare un atto di fede. Finalmente far riaffiorare la consapevolezza, attenti, che il Perugia Calcio è una squadra speciale, che gioca sempre con un modulo tattico, con un uomo in più. Lo dicevo prima al mister. 3-6-2. Sì, perché a centrocampo c'è un uomo in più, Renato Curi. Vedete, c'è sempre un uomo in più a centrocampo ed è Renato. Ed è proprio così. Sapete, la fede cristiana parla della comunione delle anime sante. I nostri cari non ci hanno lasciato, sono presenti, ci stanno vicini. Pensate, io sono da 2 anni che sto alla Chiesa del Gesù, una chiesa molto bella, storica, al centro di Perugia. Era la chiesa che frequentava la mia mamma da ragazza. E vi assicuro che io sento la presenza di mia mamma, una presenza invisibile, ma reale. Ma come in questi anni che celebro questa messa per Renato Curi, sento la vicinanza di Renato. Sento come anche questa vicinanza di Renato Curi mi ha portato poi a sposare la figlia Sabrina, a fare tante cose belle anche con tutti gli altri compagni di squadra. E questo è un legame eterno. Penso anche a Antonio Ceccarini, oggi grazie, ti ringrazio che hai letto questa lettura, anche il grande Antonio Ceccarini oggi. Lo ricordiamo e amo pensare che in questo momento loro stanno giocando lassù, si stanno divertendo, no? Perché il paradiso sarà la gioia. E sempre la morte di una persona non è mai un addio, è un arrivederci. Bellissime le parole di Don Mauro Angelini. Ricordiamo l'appuntamento di domani, un minuto di raccoglimento al quinto minuto della ripresa. Il minuto esatto in cui perse la vita 45 anni fa Renato Curi su quel terreno, il terreno
dello stadio che porta il suo nome, Perugia Cittadella, undicesima giornata di campionato con il Perugia che recupera Melchiorri, leggermente influenzato, ma ci sarà. Così come sarà a disposizione di Castori Beghetto, Castori che ha deciso di non parlare, quindi silenzio stampa per il tecnico biancorosso, nessuna conferenza stampa in questa vigilia del match che i Grifoni vogliono vincere per dare continuità al risultato ottenuto sulla Regina nell'ultimo turno di campionato. Questo l'ampio bilancio sul Perugia Calcio, adesso la Ternana, è arrivato un pareggio importantissimo per le Fere a Bari. Ieri, nell'anticipo di questo undicesimo turno di campionato, la Ternana ha sofferto molto, però alla fine ha resistito, un punto prezioso che permette alle Fere di salire a quota 20 ad un punto dalle prime. Sentiamo l'allenatore in seconda dei rossoverdi. No, un punto guadagnato assolutamente, perché comunque stasera non abbiamo fatto quello che siamo abituati a fare. Io credo che sia molto merito anche dell'atteggiamento del Bari. Per quanto riguarda noi, ci siamo difesi abbastanza bene, abbiamo sbagliato tantissimo a livello tecnico, come partita è stata poco da parte nostra, e non siamo abituati, perché comunque abbiamo giocatori tecnicamente che riescono a liberarsi da alcune situazioni, invece spesso e volentieri abbiamo riperso palla subito e abbiamo concesso anche tanto proprio dopo la riaggressione del Bari, perdendo questi palloni e mettendo a rischio la nostra difesa. Al di là del fatto che comunque loro sono abbastanza liberi di muoversi poi e trovarsi gli spazi, si pensava che cercando di stare un po' più a specchio, perlomeno con i tre attaccanti tenendoli larghi, cercando di far salire meno i loro terzini e cercando di giocare poi anche un uno contro uno esternamente con le qualità che hanno Raul Moro e Anthony Partipilo, magari pensavamo potessero metterli un po' più in difficoltà. Ripeto, si è fatta molta fatica nel fargli anche pervenire palla, quindi sicuramente non è stata una scelta che ha portato grossi effetti. Gubbio trascinato da Arena in Sardegna sul campo dell'Olbia. L'attaccante rossoblu firma una doppietta nel primo tempo. Sul 2-0 la squadra di Braglia chiude il match con la rete di Spina al 41esimo. Sempre nel primo tempo, nei minuti finali, arriva il gol dei padroni di casa con Contini. 3-1 sull'Olbia da parte del Gubbio, che consolida il primato insieme all'Entella, vittorioso a Fiorenzuola. Chiudiamo con il volley, con l'appuntamento della Sei Perugia. Ricordiamo lunedì in campo per la semifinale Supercoppa Cagliari contro il Trento. Tutto questo dopo la vittoria sulla Lube Civitanova in campionato. Torniamo sul bilancio con le parole di Coach Anastasi. Poi a seguire la Bartocini Forti Infissi con la gara in programma domenica, con impegno casalingo contro Busto Arsizio per la Bartocini Forti Fissi Perugia, e quindi chiuderemo con la kickboxing e con la conquista a Pomezia del suo quinto titolo mondiale a parte di Mirko Gori. Dunque questa è la coda dei servizi del nostro TG Sport, grazie per averci seguito, a seguire Grifo Stadium, e poi ricordiamo l'anticipo del nono turno del campionato regionale di eccellenza in diretta tra cronaca di Nicola Agostini di C4 Foligno Ellera in esclusiva per Tough Channel a partire dalle 15:15 con collegamento con Foligno per la partita. Buon weekend a tutti. Siamo Andrea, quinta vittoria in campionato in questo anticipo dell'undicesima giornata, prestazioni in crescendo della tua squadra dopo un avvio non semplice anche per merito dell'avversario, poi reazione secondo quello che vediamo da fuori, partita soprattutto dai 9 metri. Sì, hai detto bene, è stata una partita sui 9 metri anche da parte loro sono stati bravissimi, che hanno sbagliato pochissimo, solo 11 errori, 10 ace, insomma, dice lunga sulla qualità della battuta. Dopo noi siamo stati più bravi in attacco e quindi siamo riusciti a calmierare questo gap di errori, perché la battuta non è stata così incisiva come potrebbe essere vista la potenzialità che abbiamo, ma ci sta. Sai, quando non sei perfetto in un fondamentale devi cercare di adattarti e fare il meglio con altre situazioni di gioco, no? Come muro, la difesa, un attacco di transizione e quant'altro. Insomma, bisogna essere positivi, non montarci la testa, perché è una vittoria, è vero, però insomma la cosa che mi piace di più anche questa sera
la rotazione dei giocatori, Herrera che è entrato un po' in soggezione, ha poi giocato molto molto bene, quindi abbiamo un giocatore importante in più, Picci che aveva avuto una partita difficile a Padova, oggi in ricezione è stato meraviglioso. Insomma, abbiamo avuto tante situazioni realmente interessanti e penso che andiamo e torniamo a casa con serenità e pronti per affrontare la prossima sfida lunedì con Trento. L'abbiamo sofferto tanto a partire da alcune situazioni di ricezione e non avevamo secondo me l'energia giusta, no? Abbiamo vinto degli scambi importanti ma comunque eravamo un po' lì, non eravamo così concreti, poi dopo siamo cresciuti e sono stati importanti l'ingresso di Picci e di Zurdo. Quindi niente, dai, ce la siamo meritata secondo me, perché alla fine il nostro livello di gioco è stato più alto secondo me di quello della Lube, quindi bene così. Archiviare le due sconfitte consecutive e pensare all'impegno di domenica contro Busto Arsizio, questo è l'obiettivo nella testa delle ragazze della Bartoccini Forti Infissi Perugia, che proseguono gli allenamenti in vista della terza giornata del campionato di A1. La formazione lombarda è reduce da due tie break, il primo vinto domenica scorsa a Firenze, il secondo perso mercoledì in casa contro Conegliano. Coach Musso, oltre a Monci Bellea, per lei 21 punti in entrambe le gare, potrà anche contare sull'efficienza di Omorui, senza poi dimenticare De Gradi. Lato Bartoccini sono ancora in fase di accertamento le condizioni di Anastasia Guerra dopo l'infortunio riportato mercoledì a Macerata durante il primo set. Con molta probabilità Matteo Bertini dovrà riprogettare il gioco senza una pedina fondamentale per la sua scacchiera tattica. Sarà una partita molto complicata, ha commentato il coach delle magliette nere. Busto è una squadra con un sistema di gioco ben preciso, con un muro difesa molto interessante. Noi dovremo ritrovarci e concentrarci sulla nostra qualità di gioco, questo sarà l'obiettivo principale di questa partita, ovviamente cercando di portare a casa anche qualcosa, perché comunque oltre al bisogno di fare una bella prestazione abbiamo bisogno anche di risultati. Lo spoletino Mirko Gori si è laureato nuovamente campione del mondo di K1 professionisti, questa volta per la prestigiosa sigla XFC, Extreme Fighter Champion, che conta una promotion internazionale con atleti di altissimo livello. Mirko Gori, già campione del mondo per ben 4 volte in altrettante federazioni, ha compiuto così una strepitosa impresa raggiungendo il record di 5 titoli mondiali in 5 diverse sigle su 5 differenti categorie di peso. Ad incrociare i guantoni con l'atleta italiano dopo l'improvvisa disdetta dell'atleta brasiliano Marcelo Silva per problemi legati al visto del passaporto, è stato un combattente proveniente dall'Uzbekistan di 35 anni, Jan Zokirku, che vanta un palmarès di tutto rispetto, 22 match da professionista con 20 vittorie, una sconfitta e un pareggio. La conquista del titolo mondiale da parte di Mirko Gori è arrivata a circa metà del terzo round, grazie a una fulminea ginocchiata al corpo dell'atleta uzbeko, che è finito a terra non riuscendo a proseguire l'incontro.